bisognava festeggiare quella maglietta che è su, forse il primo giocatore del Lugano che indossa. Oggi hai fatto un po' come Lino Klaser, hai fatto due assist, non hai segnato. Sì, c'è poco da festeggiare perché abbiamo perso, però sì, sicuramente è una soddisfazione avere il casco giallo. Ho lavorato tanto e devo ringraziare tanto i miei compagni che mi hanno spinto, mi hanno sostenuto. E sì, questa sera non sono riuscito a trovare il gol, abbiamo avuto parecchie occasioni, non siamo stati abbastanza cattivi sotto porta, poi loro ci hanno battuto e andando via sempre in contropiede. Cos'è mancato? Lusano comunque sembrava che avesse più voglia, più cattiveria, forse essere lì vicino alla riga dà più stimoli che magari per voi tentare di arrivare primi o secondi. No, sicuramente non gli stimoli, era stimolante sicuramente questa partita per avvicinarci ancora un passo al Berna, però abbiamo commesso troppi errori, abbiamo fatto troppi turnover sia sulla linea blu offensiva sia sulla linea blu difensiva, e contro una squadra come Losanna che sì, anche se vicino alla riga, comunque degli ottimi giocatori che giocano veloce, poi prendi gol e vai sotto e poi perdi queste partite. Stiamo diventando forse più forti in trasferta che in casa, abbiamo già perso 5 partite quest'anno alla Ressa, che sono un po' tante. Sì, magari sono un po' tante, in trasferta giochiamo bene, era uno dei nostri obiettivi dopo che gli ultimi anni non è andata mai tanto bene in trasferta, però in casa non penso che giochiamo male, anzi a volte magari dobbiamo essere un po' più catti sotto porta e spesso dominiamo l'avversario ma non riusciamo a chiudere le partite. Dobbiamo essere più cinici, dobbiamo essere più cattivi sotto porta, questa è la chiave, perché abbiamo visto che le occasioni ci sono, però se non la buttiamo dentro non vinci partite. Le tante assenze in difesa, forse sono un pochino pesato questa sera, qualche difensore in troppo, stasera è rientrato Sanguinetti, però forse in difesa cominciamo adesso a fare un po' fatica. Chiaro, abbiamo degli infortuni in difesa, ma non deve essere una scusa, perché comunque abbiamo altri giocatori che sono stati impiegati, comunque non è che giochiamo con quattro difensori, abbiamo sempre le linee piene in difesa, quindi non dobbiamo trovare nessuna scusa adesso, iniziare a dire che mancano, abbiamo infortunati, perché è la peggior cosa da fare. Chi va sul ghiaccio, anche l'ultima partita ha dimostrato che può giocare. Stasera abbiamo fatto un po' di errori in difesa e soprattutto noi attaccanti non abbiamo aiutato loro, e quindi se non siamo tutti sulla stessa pagina possiamo perdere contro chiunque. Ultima cosa, domani si va a Zugo, una partita difficile dove magari voi avete già vinto là e però avete perso qua, cioè forse è meglio andare a giocare a Zugo stasera, domani. Sì, con lo Zugo ci sono sempre partite di altissimo livello, sappiamo che i primi 10 minuti loro arriveranno molto aggressivi a far for check, chiudere check, noi dobbiamo essere bravi in difesa e provare a ripartire in contropiede, poi dopo niente, dobbiamo fare il nostro gioco, sappiamo che abbiamo le qualità per battere chiunque. Adesso andiamo alla Zugo e subito dimenticare stasera questa brutta sconfitta e essere pronti per domani. Comunque noi siamo orgogliosi di vedere un ticinese con questa maglia, con questo caschetto giallo, e per un giocatore come te che all'inizio stagione ha fatto un po' fatica, veramente ha fatto una crescita enorme. Aspettiamo ancora tanti gol e tanti assist dal nostro grazie. Top player. Grazie, grazie mille. Ciao.